Orso e pinguino, seduti sulla neve, si guardano intorno un po' tristi. Non sanno proprio che gioco fare. Chissà perché ci annoiamo tanto, pensa il povero pinguino. Improvvisamente, pinguino ha una bellissima idea. Potremmo fare un viaggio. Orso è d'accordo e i due amici corrono immediatamente a preparare la valigia. Nella valigia mettono molte cose. Mutandoni di lana grandi per orso, un grosso tubo di dentifricio, mutande piccole per pinguino, i calzini preferiti di orso, biscotti di cioccolata a forma di pesce per la merenda, una copertina morbida e calda. Orso e pinguino aspettano impazienti sulla riva del mare. Aspettano che qualcuno venga a prenderli per portarli lontano. Chissà chi verrà. Arriva una grande balena, molto gentile, e che li fa salire sulla schiena. Orso e pinguino navigano e navigano nel grande mare blu. Adesso vedono terra all'orizzonte. Che posto sarà mai? Orso e pinguino sono molto curiosi. Questo è un paese bellissimo, con tanti alberi verdi. Orso e pinguino appoggiano la loro valigia al tronco di una palma e aspettano di incontrare qualche abitante del nuovo paese. Ecco, evviva, è arrivata una scimmietta. Orso e pinguino sono molto contenti di avere una nuova amica. La scimmietta li vuole accompagnare in un posto speciale. Orso e pinguino sono molto curiosi. Ecco, sono su un albero molto alto. Il paesaggio è bellissimo. Orso e pinguino hanno fame. Ci penso io, dice la scimmietta. Vi porterò la merenda. Orso e pinguino hanno già la culina in bocca. Chissà che cosa ci porterà. La scimmietta porta tante buonissime banane. Scende la notte sulla foresta. La scimmietta se ne va a casa. Orso e pinguino hanno molta nostalgia. Seduti sulla riva del mare, vedono una lucina lontana. Chi sarà mai? Mamma orsa e mamma pinguina sono venute a prenderli per portarli a casa.